È successa una cosa, Desmond. L'abstergo ha preso tuo padre. Dove? In Italia, nel posto dove tenevano te. Che state aspettando? Andiamo. C'è dell'altro. Ben trovato, signor Miles. Spero sia in buona salute. O buona quanto basta, tutto considerato. Sembra che abbiamo entrambi qualcosa che interessa all'altro. Propongo uno scambio. Mi porti la mela e io libererò suo padre senza fargli alcun male. Se rifiutasse, lo libererei lo stesso, ma di certo in condizioni assai peggiori. Sono convinto che vorrà scongiurare tale eventualità. Sapevo che sarebbe successo. Ma non così presto. Chissà se l'abstergo sa che cosa sta per accadere. E se questo facesse parte del loro piano? Forse vogliono che il mondo finisca, che tutto vada in fumo. Così avranno un nuovo mondo, pronto da plasmare. So che parlavamo di cercare un'altra fonte di energia, ma lasciarlo lì è quello che vorrebbe lui, che finissimo la missione. Ma non ci riesco. Per me è già dura uccidere. Lasciare che muoia, sapendo anche che avrei potuto salvarlo. Non esiste. Forse rischierò la mia vita e anche la vostra per salvare uno stronzo. Ma che altro dovrei fare? Quello stronzo è mio padre. Dove tenevano anche te. C'è un ascensore in fondo al corridoio. Cerca di non farti vedere. Sanno che sono qui, Rebecca. È così per forza. Era una pessima idea. Ci dia le armi e venga con me, signore. Posso fare da solo, ma grazie dell'offerta. Non voglio che finisca male, signor Miles. Mi lasci passare? Fermate il soggetto, prego. Dov'è mio padre? Oh, lo vedrà molto presto. Ora faccia il bravo e aspetti l'arrivo delle guardie. Temo che dovrai arrampicarti da qui.
Teniamolo d'occhio. Deve essere qui. Dove diavolo è? Non importa. Io sì. Dammi la mela. Dovresti arrenderti. Tu non puoi scappare e io ho una pistola. A proposito, siamo nel ventunesimo secolo e vai ancora in giro con un coltellino per difenderti? È stupido. Va bene, Desmond. Game over. Non ora! Non ora! C'è ancora molto da fare! No! Vattene! Ma che diavolo era?
devo resistere! Dov'è Peter? Piano, signor Miles. Se non l'avesse notato, sono io che comando qui. Ora mi dia la mela. La vuole? Bene. Eccola. No! Non dovevi venire qui, figliolo. Hai messo in pericolo tutto. E per cosa? Per salvare tuo padre. Sì.
Io collegherei quella fonte di energia prima di rientrare nell'Animus. Ma decidi tu. Ciao. Ciao. Dici che la morte di Vidic ha fermato l'Abstergo? Non credo. Certo, lui ha creato l'Animus, ma è una tecnologia che hanno da tempo. Molti altri possono sostituirlo. E Cross? Era una mina vagante. Dubito che mancherà a qualcuno. Credo che oggi fosse più un simbolo che una risorsa. Scusa, non volevo sminuire ciò che hai fatto. Ma non basta tagliare un paio di teste per fermare i Templari. Vidic ti ha messo nell'Animus quando eri all'Abstergo. Non è che possono esaminare i tuoi ricordi e arrivare fin qui? Oh, ci hanno provato. Ma ho reso le cose difficili. Si può resistere, sai, ostacolare la trasmissione o anche rifiutare di muoversi. Alla fine avrebbero ottenuto ciò che volevano, ma ci avrebbero messo settimane. Vidic minacciava di indurmi il coma, sai. Così ti ha reso più docile. Ma se l'utente non collabora è un disastro. So che stanno cercando il modo di estrarre i ricordi per farli esplorare da altri. Forse esaminano i miei proprio ora, forse ci troveranno, non lo so. Ma so che dobbiamo riuscire ad aprire quella porta. Già. Ora dovrei rientrare nell'Animus. Ehi, sai, quando sarà finita, sempre che tutto fili liscio, speravo di poter, cioè, tornare a casa. Non desidero altro. Ci siamo quasi, figliolo. Avremo tutto il tempo di parlare quando sarà finita. Meglio concentrarsi sul lavoro. Avrei dovuto farti violare i server dell'Abstergo quando eri là dentro. Paio di relè ben piazzati e ora nuoteremo nelle informazioni. Abbiamo quello che ci serve. Sì, tranne la chiave. Manca poco. Come lo sai? Lo so e basta. Ho dato un'occhiata in giro. Sapete che ci sono macchine che fanno... beh, la manna? Intendi la manna biblica? Tu che pensi? Quella, certo. Per i greci era l'ambrosia. Per gli indiani, l'Amrit o Soma. Molte culture nel mondo parlano di un cibo divino, ma posso dire che non sa di molto. Hai mangiato qualcosa prodotto da una macchina che ha 75.000 anni. E sono sopravvissuto. E di che sa allora? Di cartone. Sapore di cartone. Altro che leggende. Anche se forse la prima civilizzazione aveva gusti diversi da noi. Magari ha perso l'aroma. Aroma? Devo dire che hai la battuta pronta, Rebecca. Le cose si mettono male fuori. Che vuoi dire? Ogni giorno, nelle ultime due settimane, ci sono stati grossi brillamenti solari. I vecchi satelliti funzionano male. Ho sentito dire che chiuderanno la stazione spaziale internazionale. E si sta già lavorando per schermare anche le centrali energetiche e i trasformatori a terra. Non che questo servirà. Non si tratta di qualche blackout. Noi sappiamo cosa accadrà ora. Sarebbe a dire? Senti, non sono un fisico, ma... vedi, so che ha a che fare con il campo magnetico terrestre. È alterato da brillamenti ed espulsioni di massa e questo provoca terremoti. Ho provato a contattare qualche esperto, ma mi danno del pazzo. E non li biasimo. Sembra un'assurdità. Magari lo fosse. Meglio che finiamo con Connor. Ehi, Desmond, ma il soggetto 16... si chiamava Clay. Scusa, Clay non diceva che Washington era un templare? No, ha detto che Washington aveva maneggiato una mela dell'Eden.
e altre sono solo delle ipotesi. Inoltre, a giudicare dal ritratto a cui si riferiva Clay, quel fatto accadde quando Washington era più vecchio. Forse Connor non c'entrava. È molto difficile a dirsi. Dobbiamo aspettare che nel caso accada. Allora, com'è stato ritornare all'Abstergo? Non mi aspettavo di uscirne vivo. Per fortuna Cross è crollato in quel modo. Se non fosse impazzito, ora sarei morto. Credo non si sia mai ripreso. Che vuoi dire? Quando è venuto da noi mostrava tutti i sintomi dell'effetto osmosi. Era molto grave. Entrava e usciva nel giro di un attimo, senza nemmeno l'animus. Diventava violento a volte. Ci sono voluti tempo e terapie, ma alla fine sembrava sotto controllo. Quando è tornato all'Abstergo, però, chissà che cosa gli hanno fatto. Ho sempre paura che possa accadere anche a me. Lui è cresciuto nell'animus, Desmond. Una cosa è la sovraesposizione, un'altra è... Daniel, poveraccio, non potrebbe accadere a te. Fidati. Quando sarà tutto finito, dobbiamo fare un viaggio. Una bella vacanza. Ah, ottima idea. Ma senti, Italia, Brasile, Stati Uniti, tutto in poche settimane. E poi ti lamenti che non viaggi abbastanza. Dici sul serio, Sean? No, è ovvio. Ti pare? Credimi, nessuno vuole una vacanza più di me, sai? Hai idea di quanto è duro riempire quel database al ritmo che tengo io? Prima finiamo qui, prima ci prendiamo quella vacanza. Beh, ora dovremo tornare al lavoro.